Con questa attività ho rafforzato la mia attenzione per quello che riguarda l'impatto ambientale, e cioè l'effetto che ha la nostra attività produttiva sull'ambiente esterno. Parliamo di terreni, parliamo di acque, parliamo di emissioni in atmosfera. L'altro lato è quello tecnologico, direi, cioè un percorso volto a studiare l'eliminazione progressiva e costante di tutti quelli che sono i prodotti chimici che hanno contribuito e sono responsabili dell'inquinamento della nostra zona. Chianti nasce sul versante orientale degli Appennini e, dopo aver corso per 90 km sopra e sottoterra, sfocia nel mare Adriatico, segnando il confine tra le province di Fermo e Macerata. Nel corso degli anni, lungo il suo bacino, ha attirato industrie e attività produttive che oggi costituiscono una parte importante dell'economia della provincia maceratese. Siamo nelle Marche e la calzatura qui è l'economia portante, soprattutto per quanto riguarda le province di Macerata e le province di Fermo e di Ascoli. Rappresentiamo quasi il 40% della produzione nazionale nelle calzature, ma oltre alla calzatura ci sono produttori di fondi, produttori di altri accessori e un agglomerato di aziende che si occupano di servizi e di trasporti che servono a completare quelli che sono i fabbisogni dell'industria manifatturiera locale. La necessità di riqualificare il territorio è nata molto tempo fa e precisamente negli anni 90. Negli anni 90 è stato evidenziato da parte dell'allora Servizio Multizonale di Sanità Pubblica, oggi ARPA, un inquinamento diffuso della falda idrica che scorre parallela al fiume Chianti. Un inquinamento diffuso da sostanze chimiche, da solventi chimici, in particolare da solventi organo-alogenati, che poi in varie indagini si è scoperto che venivano ampiamente utilizzate nel settore della calzatura e più precisamente nel settore della produzione dei fondi per calzatura, proprio per attività di lavaggio di questi fondi una volta prodotti. Una notizia che ha provocato preoccupazione nella popolazione locale e si è abbattuta pesantemente sulle aziende, come racconta Rosaria Ercoli, che da quando aveva 18 anni lavora in Eurosuole, azienda specializzata nella produzione di fondi per calzature. È stato un momento in cui ha colto di sorpresa tutti gli attori che erano presenti sul territorio, dal cittadino comune che si è visto con l'acqua razionata proprio perché non era più utilizzabile a livello casalingo, alle aziende che bene o male si sono sentite coinvolte in quello che stava succedendo. Inquinato nel profondo delle falde, il cosiddetto bacino del Basso Chianti è entrato così a far parte del SIN, o sito di interesse nazionale. Con la perimentazione individuata dal decreto ministeriale del febbraio 2003 è stato imposto un vincolo ambientale che copre i 5 comuni di Monte Cosaro, Morrovalle, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio e Sant'Elpidio a Mare. Questo avviene quando le problematiche ambientali sono di particolare rilevanza, e quindi il Ministero dell'Ambiente avoca a sé quelle che sono le competenze relative alla gestione del sito ai fini della caratterizzazione ma anche ai fini della successiva bonifica. È nata così l'idea di utilizzare la possibilità data da Fondo Impresa, Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua di Confindustria, CGL, CISL e UIL, di effettuare corsi di formazione specifici dedicati proprio alla necessità delle imprese di migliorare le prestazioni in materia di sostenibilità ambientale. Il progetto nasce in accordo con i sindacati del territorio, ad assumere il ruolo di coordinatore Assindustria, società di servizi formativi di Confindustria Macerata.
Il progetto ha coinvolto 30 dipendenti di 15 aziende, 304 le ore di formazione complessivamente effettuate. Oltre alla classica formazione d'aula interaziendale, per questo sono stati realizzati 6 corsi, sono stati realizzati anche 19 interventi formativi individuali in azienda, in affiancamento. Tra le prime ad aderire l'azienda Eurosuole, nata nel 1976 con una produzione di 2.000 paia di fondi per scarpe al giorno, oggi sforna circa 60-70.000 suole, sia in gomma che in poliuretano, dedicate al mercato manifatturiero del Made in Italy. Di per sé stessa è un'azienda che si avvicina molto di più a un'azienda chimica che non all'azienda manifatturiera delle calzature. Perché? Perché partiamo da uno stato del materiale che è liquido o comunque ha uno stato diverso e c'è una trasformazione chimica all'interno delle suole. Il progetto ha interessato 6 dipendenti scelti in base al ruolo ricoperto in azienda e al grado di coinvolgimento nel processo decisionale specifico, come il responsabile di produzione del settore poliuretano. Ci troviamo ora nel reparto formulazione poliuretano. Qui potete vedere i nostri serbatoi di stoccaggio e reattori, dove prelevando in maniera completamente automatica dagli stoccaggi esterni le materie prime, noi formuliamo i precursori che ci consentiranno di avere il poliuretano espanso con cui nel nostro reparto stampaggio produciamo i fondi per le calzature. Questa è la schiuma con cui noi produciamo le suole. Nella sua fase iniziale, come potete vedere, è un liquido, ma entro qualche secondo all'interno dello stampo comincia ad espandere e parallelamente si indurisce, ricopiando in positivo il disegno dello stampo. La cosa che mi ha più colpito di questi corsi è stata l'attenzione posta sul fatto che la formazione e l'informazione sono le cose più importanti che un responsabile deve trasferire a tutta la catena dei dipendenti in maniera tale che un'azienda oggi nel 2012 sia cosciente dell'attività produttiva a tutti i livelli, dall'amministratore all'operatore che svolge le funzioni più marginali. Sicuramente ne ho ricavato beneficio dal punto di vista proprio dell'ottica con cui il responsabile deve seguire il lavoro, che non è solo un'ottica della produttività ma anche della coscienza dell'impatto ambientale che un'azienda produce comunque. I primi incontri, che sono seminari che sono stati svolti in Confindustria, ha toccato le varie tematiche, quindi la normativa sulle emissioni, la normativa sulle acque, gli scarichi idrici, le normative sulle sostanze pericolose, la nuova normativa REACH che è entrata in vigore negli ultimi anni. Centrale dei corsi è stato lo sviluppo del sistema di gestione ambientale, ovvero il programma che, facendo riferimento alla norma internazionale ISO 14001, segue la pianificazione, l'effettuazione e il controllo delle attività di produzione al fine di verificarne la compatibilità con i criteri di tutela ambientale. Il sistema prevede proprio una parte di comunicazione, quindi ecco, è per quello che abbiamo proprio nel nostro sito una parte dove esplicitamente c'è tutto il rendiconto ambientale dell'azienda, quindi la comunicazione è alla base, ma non solo esterna, anche interna. Questo perché spetta proprio ai responsabili di reparto far scendere tutte le conoscenze ambientali e di buona pratica di gestione ai vari collaboratori che abbiamo nei reparti. In tema ambientale noi vediamo che in giro anche rispetto ai nuovi inserimenti di personale all'interno dell'azienda c'è pochissima cultura specifica sulla tutela dell'ambiente. C'è molta conoscenza, diciamo, non tecnica o specifica anche da chi viene, diciamo, dalle varie facoltà. E quindi all'interno dell'azienda poter approfondire certe tematiche porta sicuramente a un miglioramento delle competenze e delle conoscenze che poi sono indispensabili per gestire all'interno di un'azienda chimica tutto quello che è il processo produttivo.
cammino che ha portato negli anni ad eliminare l'utilizzo di sostanze pericolose, come i solventi che venivano utilizzati per lavare le suole, ma anche ad approfondire la ricerca verso nuovi prodotti biodegradabili, come una mescola in gomma composta da materiali di scarto che vengono sminuzzati e riutilizzati per creare un nuovo impasto. Tra le aziende coinvolte nel progetto formativo, non solo quelle del settore calzaturiero, ma tutte quelle che in base alla tipologia di produzione presentavano la necessità di approfondire le conoscenze in tema di gestione ambientale, come la ICA, azienda specializzata nella produzione di vernici per legno, fondata nel 1971. La ICA nasce come azienda di produzione per la produzione di vernici per il legno. Poi negli anni si sono aggiunti anche altri supporti, possono essere il vetro, fibrocemento, materie plastiche ed altre cose. Sono 2300 colori del sistema tintometrico, però il concetto di produzione del colore è un concetto, diciamo, di colore su misura, quindi siamo in grado di produrre qualsiasi colore ci venga richiesto. Oggi il gruppo ICA conta 380 dipendenti e vanta un fatturato di 106 milioni di euro. I volumi di produzione arrivano anche a 150 mila chili giorno, con 300 batch di produzione diversi giornalieri anche. In quella parte, in quel macchinario c'è il dosaggio del colore, cioè la vernice viene dosata, i vari componenti della formula vengono dosati in maniera automatica. Dopodiché, al termine del dosaggio, il prodotto viene finito e viene agitato. In tutto i lavoratori della ICA coinvolti nel piano formativo, che ha previsto due fasi, una prima costituita da seminari interaziendali e una seconda definita di accompagnamento, costituita da interventi di coaching in cui ogni azienda aveva a disposizione delle ore di affiancamento. Utilizzare un sistema di gestione permette di razionalizzare le risorse che un'azienda utilizza e poi reimmette nell'ambiente stesso. Nel concreto si attua andando a vedere quelli che sono i processi aziendali, quindi si va a vedere effettivamente dove c'è un utilizzo di risorse che possono avere un impatto ambientale, quindi perché si utilizza l'energia elettrica, se è possibile ridurne l'utilizzo, l'utilizzo dell'acqua che deve essere razionalizzato, la gestione dei rifiuti che è molto importante perché ha un impatto sia sull'ambiente ma anche sui costi aziendali. Quindi un caso specifico è stato l'utilizzo, la riduzione di quella che noi chiamiamo acqua di lavaggio. Ogni qualvolta noi dobbiamo pulire un bidone dobbiamo poi utilizzare dell'acqua che va necessariamente smaltita. Cercando di razionalizzare l'utilizzo di quest'acqua siamo riusciti a ridurre il consumo di questo rifiuto. Nel caso della ICA, uno degli obiettivi era adattare la gestione ambientale al piano di manutenzione. La parte più importante è stata forse l'identificazione del ruolo e dell'importanza della manutenzione in termini ambientali. La manutenzione è un processo che permette comunque di mantenere in efficienza un impianto e una macchina e quindi mantenere le prestazioni iniziali dell'impianto in questo caso. E quindi, come esempio, facendo l'esempio di un'automobile, la manutenzione ha lo stesso compito, cioè quello di far sì che, tagliandando in questo caso l'impianto industriale, si mantengano in efficienza i parametri in termini di consumi, quindi in termini di risparmio energetico, in termini anche di emissioni gassose oppure di rifiuti.
Una maggiore attenzione per l'ambiente ha consentito di ridurre i costi di produzione, perché saper gestire un processo interno significa risparmiare su molti fronti. In termini operativi, una buona manutenzione permette un raggiungimento di un traguardo come quello del 30-40% nel risparmio, diciamo, effettivo di consumo di energia elettrica o di produzione di rifiuti. A seguito poi del corso sono stati fatti dei progetti per il miglioramento, diciamo, dell'utilizzo dell'aria compressa, quindi ottenere, diciamo, mantenere gli stessi utilizzatori ma diminuendo il consumo. Il vantaggio che abbiamo ottenuto anche qui è stato, in termini percentuali, una diminuzione del consumo di energia elettrica di circa il 40%. Anche in questo caso il progetto di formazione di Fondo Impresa è andato a proseguire e approfondire un cammino intrapreso già da diversi anni nella direzione della tutela dell'ambiente, e i corsi sono stati uno stimolo importante per verificare quanto intrapreso e capire come procedere. Questi corsi all'azienda hanno portato sicuramente una maggiore consapevolezza e sensibilità sulle determinate tematiche. Sono inserite in un contesto, appunto, ICA di attenzione all'ambiente che ci caratterizza, perché noi siamo già certificati, appunto, ISO 14001 per l'ambientale, abbiamo ottenuto adesso anche la certificazione sulla sicurezza, già certificati per quanto riguarda il sistema qualità. In azienda la formazione è una leva molto importante per la crescita, per il raggiungimento degli obiettivi che ICA si pone. Nel 2011 abbiamo investito 7.868 ore in formazione, pari all'1,61% delle ore complessivamente lavorate. Non si può prescindere dall'adeguare sempre, costantemente, in una formazione quasi permanente, le risorse umane che si hanno a disposizione per arrivare a raggiungere questi obiettivi nei tempi debiti. E il risultato ha avuto le sue ricadute positive anche sull'opinione pubblica. Le aziende hanno effettuato un percorso di crescita notevole negli anni. Da aziende che non avevano attenzioni per le problematiche ambientali, oggi abbiamo aziende che hanno modificato il loro ciclo produttivo, migliorando enormemente la tecnologia, evitando quindi sversamenti o problematiche che ci sono state in passato, ma soprattutto molte aziende si sono certificate. Per le aziende, fare i conti con delle modalità di produzione volte alla riduzione dell'impatto ambientale ha offerto nuove opportunità di sviluppo. Il progetto è servito per migliorare il rapporto con il territorio circostante, perché le aziende hanno avuto maggiore consapevolezza nella gestione delle tematiche ambientali, nel rapporto con quello che poteva essere sostanze nocive o comunque comportamenti dannosi verso l'ambiente, ma ha anche consentito di acquisire una maggiore competitività sui mercati, perché prodotti salubri e prodotti di qualità naturalmente sono apprezzati dal mercato internazionale. Aspersions on the truth, you know, and they'll just put you in a spotlight and hope that you'll do all right.